Ciao a tutti, bentrovati. Oggi vi voglio parlare di un prodotto che mi sono appena procurato che mi sta intrigando parecchio. Visto che è periodo di regali, periodo di comunioni, di matrimoni, occasioni in cui magari si cerca un regalo un po' particolare, ho pensato di realizzare anche un video in cui vi parlo di questo prodotto qui. È una fotocamera istantanea. Io da anni mi interesso anche di questo settore della fotografia perché lo trovo particolarmente interessante e di ispirazione anche. Stavo cercando un prodotto che potesse in qualche modo dire essere una valida alternativa alla classica istantanea Fuji Polaroid. E mi sono avvicinato quindi a questo tipo di nuova tecnologia, la tecnologia Zinc, ossia zero ink, senza inchiostro, un tipo di stampa che non adotta, non è né a sublimazione né con delle cartucce con cariche. Onestamente non so come funzioni, ma funziona bene. Le stampanti Zinc ne esistono, diciamo, di vari tipi, diciamo, utilizzano semplicemente delle ricariche, diciamo, con dei foglietti che sembrano dei fogli di carta fotografica normalissimi. In realtà, diciamo, si autoimprimono. Prendetelo per buono, insomma. Funziona così. La mia scelta è ricaduta su un prodotto di un marchio che sembrava scomparso. Uno dei marchi più importanti in assoluto della storia della fotografia, che è tornato dopo vari fallimenti, acquisti, riacquisti, è tornato. È proprio con questo tipo di prodotti, prodotti che vogliono un po', come dire, unire il sapore della vecchia fotografia con le nuove tecnologie. Nella fattispecie sto parlando di Kodak Smile Classic, questa qui, vedete? Classic è una fotocamera istantanea in grado di appunto, quindi realizzare, diciamo, degli scatti e stamparli. È molto particolare perché ha la forma, vedete, delle vecchie con il mirino a scomparsa, delle vecchie Polaroid, insomma, della SX70, se non ricordo male, era quella che aveva questo tipo di forma, ma è un concentrato, diciamo, di tecnologia. È una ibrida che racchiude in sé proprio l'essenza della fotocamera istantanea, nel senso che nel momento dello scatto noi non abbiamo né la previsualizzazione, né l'anteprima, né nulla di quello che verrà fuori. E la macchina scatta e stampa senza chiederci, diciamo, alcun consenso, per cui non è possibile rivedere lo scatto, non è possibile avere altre copie dello scatto se stiamo utilizzando la macchina in modalità fotocamera, quindi se non ci stiamo appoggiando a nessun'app esterna o a nessun dispositivo esterno. La macchina è veramente spartana e questo lo dico subito, a mio avviso non è un difetto, nel senso che un tipo di macchina del genere secondo me è ben congegnata in questo modo qui, perché la fotografia istantanea ha anche questo del suo fascino, cioè il non sapere, non poter prevedere, diciamo, il risultato. Non c'è nulla da regolare, la macchina è completamente automatica, se ha bisogno di far partire il flash lo fa da sola, noi abbiamo solamente il tasto di scatto, che è questo giallo grosso, e un tasto, diciamo, per azionare un timer per uno scatto ritardato, per cui se vogliamo farci un autoscatto. Il resto è tutto a gestione, diciamo, interna del software. La connettività della macchina è di tipo Bluetooth, quindi è possibile interfacciarla con qualsiasi dispositivo, smartphone di tipo Android o di tipo Apple, e tramite l'app è possibile ampliare notevolmente il suo range di utilizzo. In pratica, utilizzando l'app della Kodak, si chiama Kodak Classic 2 in 1, è possibile trasformare questa fotocamera in una piccola stampante, per cui possiamo stampare tutti i file, immagini che abbiamo nel nostro smartphone o utilizzare l'app di Kodak per scattare delle nuove fotografie. È possibile fare un editing in tempo reale, per cui applicare dei filtri, ma anche applicare, diciamo, degli effetti grafici, diciamo, ai nostri scatti e poi dopo mandarli direttamente in stampa. L'app no, è in grado di gestire la fotocamera a distanza, ma semplicemente come se fosse un telecomando, per cui, diciamo, è solamente possibile dare l'input di scatto.
Però in questo caso qui l'applicazione funziona solo se è presente la scheda di memoria all'interno della fotocamera. La fotocamera supporta fino a 256 MB in formato micro SD. In questo caso qui, quindi scattando dall'app tramite la macchina fotografica con la scheda di memoria inserita, è possibile rivedere gli scatti. È possibile rivedere gli scatti, selezionarlo se ci piace, se non ci piace, applicare gli effetti e poi dopo stampare. Quindi utilizzando l'app, diciamo, si amplia un po' di più il range di possibilità di scatto della macchina. Mentre, ripeto, se la usiamo così com'è, quindi portandola all'occhio e andando a scattare, funziona esattamente come una macchina fotografica, istantanea classica. Quindi esce la foto, quella è quella è. La qualità delle stampe è molto buona, devo dire. Hanno un sapore retro, per qualcuno è una dominante di tipo rosa, a me non dispiace onestamente, perché comunque un oggetto del genere non è pensato neanche, secondo me, per restituire una fedeltà cromatica come quella di un laboratorio di stampa, altrimenti ci sono altre soluzioni. Il bello di queste stampanti è anche un po', come dire, giocare un po' con il discorso vintage. Questa è una stampa, per esempio, che ho stampato direttamente dal mio cellulare. Questa invece è una stampa che mi sono fatto con la telecamera frontale del cellulare. Questa invece è una stampa che ho, diciamo, realizzato direttamente dalla fotocamera stessa. In tutti i casi il risultato mi piace. Un'altra particolarità è la dimensione, cioè le stampe sono abbastanza grosse e se ne può fare un utilizzo abbastanza vario. E una cosa che non vi ho ancora detto è che questi tipi di fogli di carta fotografica sono anche adesivi, nel senso che si può proprio scollare e attaccare proprio dove si vuole. Per cui, ecco, immagino un oggetto del genere anche in mano a, diciamo, dei giovani, giovanissimi, insomma, che possono decorare, insomma, le loro stanze, i loro oggetti, i loro diari, agende, insomma, e quant'altro. Trovo che sia, diciamo, un modo molto, molto nuovo e molto carino di condividere un'immagine al di fuori del web. Per cui, diciamo, la personalizzazione totale dello scatto, il poterlo regalare, il poterlo poi dopo attaccare, diciamo, dove si vuole. Ho scelto questo prodotto, per me perché ho proprio in mente, diciamo, un progetto molto particolare che prevede proprio questo tipo di utilizzo. È una caratteristica non secondaria dal mio punto di vista, questa di avere, diciamo, la carta autoadesiva. Le confezioni in vendita di carta sono queste qui. Esistono, questo è un pacchetto da 20, per cui dentro ci sono due confezioni da 10. E il costo di stampa è di circa 1 euro a foglio, diciamo, in linea bene o male, diciamo, con la concorrenza. È, insomma, un costo del tutto sommato accettabile, comunque, soprattutto perché, insomma, non è una macchina da scatto compulsivo. Utilizzando la scheda di memoria i file vengono memorizzati, per cui, insomma, se una foto poi vuole essere replicata in tante più copie, insomma, è possibile gestirla come un normalissimo file JPEG. Per adesso vi saluto, il prodotto mi sta piacendo, è esattamente, insomma, quello che cercavo, nel senso una istantanea digitale, moderna, ma insomma, che strizzasse l'occhio un po' al passato. Se cercate un regalo originale, un regalo nuovo, un prodotto, insomma, per fare anche colpo, insomma, per essere un po' fuori dal coro, secondo me è un prodotto, diciamo, che assolve benissimo a questo compito. Ciao.